Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati in questo nuovo streaming qui su Spazio Games. Stasera giocheremo a The Witcher su PlayStation 4. Mi scuso subito per gli occhiali perché so che sono molto fastidiosi perché riflettono Buonasera. l'immagine alla TV, quindi sono Buonasera a un po' tutti. fastidiosi da vedere, però perdonatemi, ho portato le lenti a contatto tutto il giorno, quindi o mi cadevano gli occhi o Stasera mettevo giocheremo gli a The occhiali, Witcher per su cui, PlayStation 4. pardon. Detto ciò, Mi scuso subito per gli allora, ok, occhiali. vedo che è partito. Confermatemi che si sente perché a vedere vedo che si vede. Ok, nascondiamo qui. Chiudiamo questo. Allora, i commenti, eccola qui la chat. Perfetto, buonasera. Dunque, The Witcher. Io sono molto indietro in The Witcher perché l'ho iniziato qualche giorno fa. Questi giorni sono molto impegnato con l'università, quindi non sto giocando tantissimo. Chi mi segue sul mio canale, insomma, se ne sarà anche accorto che sono molto più assente del solito. E quindi anche con The Witcher sto andando un po' a rilento. Sono ancora nel prologo, più o meno verso la fine del prologo. Diciamo che, vabbè, tanto non penso che sia spoiler, insomma, il prologo l'avrete visto tutti più o meno. Non spoilerò nulla, insomma, sono più o meno. Tanto comunque lo vedrete, quindi se guardate lo streaming comunque vi spoilerate. Sono al grifone, sono fermo al grifone, nel senso che ho provato a batterlo una volta, ma ha asfaltato e ho visto che però come livello sono ancora basso perché mi consiglia livello 3, io sono a livello 2, quindi adesso andremo a livellare fino a livello 3 e poi eventualmente riproveremo a battere sto grifone. Intanto vedo che sta arrivando un po' di gente. La maschera di Riccardo il Grande non l'ho ancora preparata, ma appena sarà pronta faremo anche un altro streaming di quel tipo lì su Playroom. Comunque, dicevo, quindi adesso andremo a livellare, andremo a battere il grifone sperando poi di andare un pochino avanti. Lo sto giocando alla massima difficoltà. Ci sono quattro difficoltà. Adesso hanno nomi un po' particolari, non me li ricordo. Comunque sarebbe, sto giocando alla quarta, quella più alta, che sarebbe, diciamo, molto difficile. Ancora devo capire se è una difficoltà troppo impegnativa per me o se va bene. Sto cercando di capirlo, poi eventualmente la abbasserò se vedo che è troppo impegnativa. Come vanno gli esami? Insomma, si zoppica un pochino, ma si va avanti. Grazie della domanda, Cri. Intanto buonasera a chi sta arrivando, vedo che state già commentando in tanti. Allora, quindi, cominciamo a caricare la partita. Fatemi sapere se il volume del gioco è troppo alto, se va troppo sopra la mia voce, perché in caso ve lo abbasso, perché non so com'è. È la prima volta che streamo su The Witcher, quindi non ne ho idea. Allora, questo possiamo anche saltare. Continua. Vabbè, questo è il solito riassuntino che c'è ogni volta che si carica la partita, diciamo, al posto del caricamento c'è questo veloce riassuntino. Oh, tra l'altro, proprio oggi pomeriggio mi è arrivata tramite il corriere, non so se si vede che è un po' buio, la guida strategica di The Witcher. L'ho presa perché in genere quando compro giochi così tanto vasti mi piace giocarli con una guida a fianco, non necessariamente per guardare, cioè non mi piace giocare passo passo con la guida, cioè guardare quello che devo fare e andarlo a fare sempre. Mi piace chiaramente scoprire le cose da solo, però quando incontro magari qualche nemico particolare, che ne so, come può essere il grifone adesso, mi piace anche andare a leggere un po' di informazioni su questa bestia per capire un po' come affrontarla, specialmente se al primo tentativo mi asfalta, come è appena successo. Bella, Xai è risparito, sì, come stavo spiegando prima, che purtroppo è un periodo in cui gli esami mi stanno, cioè l'università mi sta praticamente massacrando, quindi anche un po' dal mio canale sono un po' sparito. Ci sono un po' di meno, ma io stesso sto giocando di meno.
Quindi boh, tengo un attimo duro, poi passerà sto periodo, non vedo di andarmene un po' in vacanza. Ok. Quanto durerà lo streaming? Un paio d'ore, penso. Più o meno, sì, un paio d'orette. Poi vediamo un attimino anche come va, perché io non vorrei bloccarmi, sinceramente. Allora, comunque. Cerca Vesemir. Allora, vediamo un attimino le missioni. Ovviamente poi se durante lo streaming magari c'è qualcuno di voi che è più avanti col gioco e ha buoni consigli, sono sempre ben accetti, ovviamente. Missioni, ecco. Vabbè, lui giustamente ci prende in automatico la missione principale, la bestia di Biancofrutteto, cioè il grifone, che fra poco andremo a provare. Vedete che sono in alto a destra, sono a pochissimo praticamente dal livello 3, perché ho 994 punti esperienza su 1000, e quindi mi mancano 6 punti esperienza per salire di livello. Adesso andiamo a fare magari qualche secondaria. Non ci abbiamo niente. Caccia, qui le tu a livello suggerito livello 6 per questa. Viaggiando per le devastate lande del Veren, Geralt si imbatte alcuni indizi per trovare schemi necessari alla realizzazione del leggendario equipaggiamento. Spinto dalla curiosità, dalla prospettiva di. Ma questa è una caccia. Però dice livello 6. Io non vorrei esagerare. Perché. Ah, avete ragione. Con la facecam copro la barra del livello. Vabbè, la faccio vedere un attimino così, avete ragione. Poi la rimetto. Dicevo. Cosa che vi dicevo, non mi ricordo. Allora. Sì, poi leggo anche che qualcuno mi ha chiesto se mi sta piacendo. Adesso vi dico anche un po' le mie prime impressioni sul gioco. E niente, praticamente ho solo questa missione attiva. Non so se però c'è. Vabbè, proviamo. Se c'è qualche nemico troppo forte, ci tiriamo indietro, non è un problema. Ok. Le prime impressioni sul gioco. Mi sta piacendo. Sì, ma con riserva. Nel senso che. Allora, trova gli schemi. Leggi il rapporto. Adesso dobbiamo leggere il rapporto. Mi sta piacendo, ma comunque qualche riserva, nel senso che il gioco mi piace, il mondo è fatto bene, la storia, vabbè, è bellissima, almeno già dall'inizio, ma comunque anche chi ha giocato i precedenti sa benissimo che la storia in The Witcher è sempre molto curata. Personaggi, dialoghi, mondo di gioco, tutto bellissimo. Ha un problema sto gioco, secondo me, che è il sistema di controlli e soprattutto di combattimento che non mi piace per niente. Lo trovo estremamente impreciso e poco soddisfacente. Anche per quello ho messo la difficoltà massima, sperando di trovare un po' di soddisfazione e sperando che non diventi frustrante, soprattutto. E lo scoprirò giocando, ovviamente. Allora, leggiamo sto rapporto, non so neanche di che rapporto parla. Inventario. Giustamente adesso magari vi metto anche la facecam, che tanto giochiamo. Allora. Che mi metto, ok, facciamo così. Allora. Leggi il rapporto. Qual è un rapporto? Ma questa roba l'ho letta tutta, boh. L'ho letto. Questo pure. Eccolo, era questo. Anche i morti possono squarciare. Spesso le emozioni richiamano la forza. Vabbè, stasera cercherò di non fermarmi troppo a leggere queste cose, perché sennò lo streaming diventa anche palloso. Perché tanto questa non penso sia una quest particolarmente importante. Ma tra l'altro non me l'ha dato come letto. Mi dice ancora leggi il rapporto. No. Mi ha aggiunto un po' di voci di bestiario, ma non è qui quello che dovevo leggere.
Documenti mi sa che sono solo questi. Vediamo se qui c'è qualcosa. No, qui. Se c'è qualcos'altro, no. No, forse questo, forse. Verbale dell'interrogatorio, ma non so. No, secondo me. Qui no. Boh. Ecco, letto era quello. Trova le spoglie. Andiamo, adesso non ce l'ha segnato sulla mappa. Andiamo, vediamo un attimo che dice intanto. FIFA 16, volete sapere la mia? Sì, fra poco ci arrivo. È andato adesso, durante le nostre cavalcate parleremo anche di FIFA. Magic Tony vedo scatenato, c'è solo lui praticamente in chat che sta scrivendo. Allora, FIFA 16, beh, sappiamo ancora niente, eh. Di certo cominciamo col piede sbagliato, perché annunciare il calcio femminile mi sembra proprio una cosa inutile, inutile. Cioè, sarebbe il caso che uno magari si concentri a sistemare i mille mila problemi che ha FIFA 15, magari, visto che è un gioco ignobile. Quindi, boh. Poi io vorrei vedere, no? Poi vorrei vedere poi, dati alla mano, quante persone prenderanno le nazionali femminili di calcio, però. Vabbè. Mo'. Ah, potremmo usare il viaggio rapido, ma non lo userò stasera. Cercherò di non usarlo, almeno vi faccio vedere anche un po' il mondo di gioco. Che comunque è meraviglioso, quindi. Anche giusto così. Oh, siamo arrivati. Lì c'è qualcuno, eh. Allora, trova le spoglie di Colgrim. Usiamo i sensi del Witcher, vediamo un attimino se c'è. No, questi sono piante. Ma cos'era? Cos'è? Lì sotto c'è qualcosa. Luogo di potere. No, 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 ecco perché. Livello 7, no, 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 questo non è fattibile. Ah, boh, possiamo provare, ma prima salvo però, perché secondo me non è fattibile. Usciamo di qua, salviamo. Mampuga bambiwa. Un po' di nonsense in chat. Dunque, proviamo a morire subito contro questa bestia. Allora, contro questi si usava Irden. Dai. Oddio, via. Vabbè. Occhio. Occhio. Via. Andato. Vabbè. Intanto io uso il luogo di potere, visto che intanto se ne va. Però dai, torna, t'avevo tolto metà vita. Boh. Ah, forse è questo. Oh, qui c'è qualcosa. E poi. Cos'è? Ah. Ah, però qui posso usare. Vediamo. Non è cambiato molto in realtà. Perché mi dice che posso usare hard, ma. Ah no, quello non era il segno di aria, era il segno di igni per. Ma. Igni per accendere le fiamme, vabbè. Niente.
Dai, le spoglie di sto tipo, vabbè, non lo so, magari qua dentro si può andare? Sì che si può andare. Un po' mi inquieta sta cosa. Tesoro sorvegliato, bene. Accendi, accendi. Salviamo perché non si sa mai cosa c'è qua dentro. Allora, intanto vediamo che si dice in chat, se c'è qualche domanda. Buonasera, Link. Allora, ok. Cos'è sta roba? I funghi. Accendiamo tutto. Facciamo luce. Dice tesoro sorvegliato, ma non c'è nessuno. Ho un oggetto magico e anche un'ascia. Quel oggetto magico è la spada in realtà. Spada lunga di Novigrad, guanti da cavo, vabbè, tutta roba buona questa, sì. Accendiamo pure qua. Accendi? Niente. Lettera del Witcher Colgrim della scuola della vipera, eccolo. Ed ecco lo schema della spada d'argento della vipera. Questo è quello che cercavamo, quindi. Buono. Direi che l'abbiamo trovato. Infatti, missione completata. Mi sa che sono sovraccarico. Porca miseria. Mi sa che l'esperienza non me l'ha neanche data, quindi. E devo anche buttare qualcosa. Oh no, non adesso, non adesso, non adesso. Porca miseria. Allora, calmo. Guarda quante spade mi porto dietro anch'io. Scusa, buttiamo queste asce qua. Accetta qua. No, aspetta, ma io. Senti. Manganello. Diciamo così va. E vabbè, l'equipaggiamento teoricamente forse è roba anche migliore io. Ah, ok, Iceman, perfetto. Ok. Allora, intanto questi guanti sono migliori dei miei, quindi li metto. Vediamo quale dei due però. Resistenza al perforamento, resistenza alle percosse ai fendenti. Beh, direi questo. Poi, belli. Celestini, belli proprio. Poi vabbè, spade non penso ce ne siano di migliori di quelle che ho, no, infatti. Basta. Per il momento basta così. Ok. No, devo rimettere di nuovo la trappola magica. Irden. Vieni qua. Dai, forza, vieni. Vieni. No, ma che sono veramente un cretino, le sto riprendendo. No, sono veramente un idiota, veramente tanto. Ho ripreso quello che ho appena lasciato. So di essere stupido, adesso, veramente. Oh, tu vieni oppure. Dai, su.
Oh, no. Palle. Se ancora l'armor iniziale conserva almeno nelle fasi iniziali, sì, dovrei avercela ancora. Come mai i colori sono così slavati? Ho sparato la gamma al massimo. Slavati i colori. Vediamo un po' come escono sulla scheda di acquisizione che non ci ho guardato. Sì, è vero, noto che sono un po' diversi. Probabilmente è questione del mio televisore, che è un po' più scuro. Ok, thank you. Ciao, Gri. Allora. Ah, però era qui l'ultimo sabotaggio, dai, buono. Dai, forza. Crepa. Mi sembra neanche di colpirla. Dai. No, no. Ah, che rabbia. Vieni qua. No. No, 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 no. Dai, 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 dai. Porca pazza. Dov'è? Dai, 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 che non manca tanto, dai che non manca tanto. Vai che va giù. Vai che va giù. No! Mi mancava poco così, guarda lì quanto era. Peggio di Bloodborne. Sì, è vero, la visuale, più che altro la telecamera a volte non aiuta. La telecamera va un po' per cavoli suoi, soprattutto negli spazi angusti e chiusi come questo sotterraneo. Magari all'aperto è un pochino meglio, però sì, è vero, in questi luoghi così angusti la telecamera non aiuta. Allora, ricominciamo. Eh sì, vabbè, stavolta crepo subito. Non vedo un cavolo, infatti. Vai. Vieni dentro, vieni dentro, vieni dentro, dai. No. Dai, dai che è andata, dai che è andata. Allora. Oh, ma ce la faccio a prendere questi benedetti 6 punti esperienza? No, neanche quei mostri me li dà, vediamo un po'. 9,98, vabbè, voi non lo vedete perché è dietro la mia faccia, ma mi mancano 2 punti ancora. Bene. A questo punto qui, quello che devo prendere l'ho preso. La missione è finita, ma quindi mi ha dato quanto? 6 punti esperienza, no, quanti ne avevo prima? Comunque mi ha dato pochissimi. Ah, luogo di potere. Sì, l'avevo già visto il luogo di potere. Posso farlo di nuovo? Ah, vabbè.
Quindi anche questa quest ce la siamo tolta. Quest poi, vabbè. Un po' riduttivo chiamarla quest. Allora. Ciao Nevrotic, che istituzione ha il mio televisore? È Full HD. Cosa ne penso della saga di The Witcher in generale? Che è una bella saga. Non sono un mega fan, nel senso che a me i primi due non sono piaciuti, ma non esageratamente. Quindi sì, mi piacciono, però senza, non mi fanno perdere la testa, ecco. Ancora giochi PS3 da finire? Sì, una marea. Una marea. Missioni secondarie da fare. Boh. Basta, finito tutto. Vabbè, a questo punto vado a battere, non so, due mostri così a casaccio, poi livello 3 e poi andiamo dal grifone. Mappa del mondo. Andiamo. Andiamo qui che c'erano. Dovrebbero esserci dei droner vicino al fiume. Come ho detto, non userò viaggi rapidi, ci muoveremo a piedi, a cavallo più che altro. Quindi via. Abbiamo il segno igni potenziato per mezz'ora. Cerchiamo di sfruttare quello per il grifone, boh. Vediamo un po' se ci sono. Non ci sono. Non ci sono più. E allora, boh, andiamo a vedere se c'è qualche altro tesoro sorvegliato che magari. Tipo questo. Andiamo, no, mi si è spento il monitor, ok. Oh, guardate chi c'è sta. Fermo, 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 giù, scendi. No. Ok. Mettiamo il segno in. No, c'è una miseria, ok. Spada d'argento. E via. No, uno per volta però, buoni. Se già sono morto. Oddio, dimmi che c'era l'autosalvataggio, ti prego. Ti prego. Sì, stasera è qualcosa di decisamente più sobrio rispetto alla mia ultima live sul canale. Segui Gabbo? No, assolutamente no. No, le nazionali femminili non sono contento per niente perché è un'aggiunta perfettamente inutile. Non le userei, ma non le avrei. No. Ecco, questa è una cosa che di The Witcher non mi piace proprio, il fatto che devi ricordarti di salvare ogni 2 minuti. Perché altrimenti non hai checkpoint sul gioco, cioè ce li ha, ma quando vuole lui. Quanta pazienza. Aia, aia. Sì, crepa, va. No, non è ancora crepata. Porca miseria. Oh, non crepa. Guarda che crepo io, guarda che crepo io che gli mancava tanto così.
Mi sta facendo innervosire sta cosa. Il pregio non aveva detto che era facile. Sì, in realtà, da quello che ho letto anche nelle recensioni, pare che la difficoltà normale sia un po' troppo facile. Io sto giocando a difficoltà non difficile, ma quella dopo, che sarebbe molto difficile. E no, non mi conviene abbassare, cioè non voglio abbassare la difficoltà perché voglio giocarlo così. A meno che non capisco che poi diventa frustrante avanti, ma per ora va bene così. Bella domanda questa, quindi se registrerò ancora nuovi episodi del Road to Division 1 su FIFA. Non ho per niente voglia al momento. Ultimate Team su Foot 15 mi ha veramente stancato. È proprio un gioco morto quello. Hanno rovinato tutto ormai col mercato. Quindi aspetto FIFA 16. Picchi? Picchi oppure guardi? Ok, meno male. Oddio. Oh, stavolta crepi, eh. Oh, crepa. Via. Adesso però mi ricorderò benissimo di salvare. Stavolta siamo anche il viaggio rapido perché sennò non arriviamo più. Andiamo qui. Dai, Rutilia, vieni su. Sali. Allora, dove possiamo andarcene? Vediamo. Beh, teoricamente qui c'è un tesoro nascosto. Andiamo qua, va. Allora, all'inizio si suda, più avanti ti diverti moltissimo. Ah, ok, grazie dell'info. Sì, esatto, infatti il problema di Foot è proprio che ormai comprare anche giocatori più o meno normali, quindi non per forza fenomeni, è diventato impossibile. Francamente, è veramente fastidioso. Allora, ok, salviamo. Anche io sto giocando su PS4, consigli per creare armamenti più forti, ma in realtà consigli Miki non ne ho perché sono all'inizio anch'io, quindi non ho particolarmente dritte, cioè non ho dritte particolari da dare o consigli particolarmente utili perché sono veramente all'inizio. Secondo me l'anno prossimo, no, secondo me non toglieranno assolutamente il price range su FIFA ed è anche giusto che non lo tolgano, perché se c'è dall'inizio può uscire veramente un bel gioco. Ecco, lì ci sono dei droner, sono tre. Io però se mi butto, oddio, qui ce ne sono altri. Facciamo così, beviamo. Dio, mi ha fatto diventare ubriaco sta roba, cos'era? Però mi sta dando della vita. Aspettiamo che mi passi la sbornia. Arrivo un po' d'acqua. Via, dai. Così. Un po' brillo, dai, andiamo. Andiamo così. Quanti siete, oh?
Piano, 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 piano. Piano. No. Perché è quasi morto. Anch'io però. Vabbè. Cioè, è veramente difficilissimo battere dei droni alti livello 3 che sono come me. È vero, ho droppato dei frame. Avete ragione. Mi sono accorto ora. Sto droppando frame, anzi, cominciamo bene, dai. Allora. Riproviamo. Riprendiamo con questi fastidiosissimi. No, sto droppando, non capisco per quale motivo. No, ho sbagliato lo segno, vabbè, così proprio no. Cioè, due colpi e mi hanno killato. No, sto droppando come un cane, non capisco perché. Ha smesso di droppare. The Witcher 3 l'ho iniziato 2 giorni fa, 3 giorni fa più o meno. Ok, sembra che abbia smesso di droppare così. Sembra. Allora. Ok, sì, sembra si sia stabilizzato. Come li batto io sti cosi? Proviamo con Axima, non so. No, però scusate, no. Proviamo. Secondo me non cambierà molto, però. Piano. Vabbè, ho capito, ma quanto siete forti però. Facciamo già più vicini. Sì, ora si è stabilizzato comunque. Meno male, va. Allora. Ci riproviamo. Secondo voi che segno conviene usare? Io. Ma secondo me se sì. No, beh, aspetta, teniamoci le bombe che possono essere utili poi. Allora, fuoco
Forse Igni è la migliore, almeno finché sono tre, perché sono in gruppo li colpisco tutti. Sì, più o meno li colpisco tutti, ma quanto danno mi fanno loro, è incredibile. Vabbè, va vuoto. Eh no, però. Vaffanculo. Basta. Allora. Sì, Xander appresta le piscelle su WhatsApp. No, dopo dovrò un attimino rispondere. Ok. Allora, se Alexander sta notando il combattimento, ti consiglio di usare lo scudo su di te. Dopodiché usare il fuoco contro loro. In ogni caso, non so se lo sai, ma puoi usare la meditazione per recuperare la vita. Basta solo spostare la lancetta anche solo di un'ora. Allora, intanto grazie Lucciolino per il messaggio. Allora, sì, infatti avevo pensato proprio adesso di provare a usare lo scudo, poi dopo ho optato direttamente per Igni, proverò a seguire la tua strategia. Per quanto riguarda la meditazione, quella cosa che dici tu, cioè meditare per recuperare vita, funziona soltanto a difficoltà facile e normale, mentre a difficoltà difficile e molto difficile non funziona. Cioè l'unico modo per recuperare vita è mangiare o bere. Quindi purtroppo non posso fare niente per quella cosa lì. Però proverò a mettermi lo scudo prima di entrare in combattimento. Xander, da quanto tempo sei sempre lo stesso? Non sei cambiato di una virgola per dire grazie a Dio, The Wolf. prova a rallentarli. Ok, proviamo a mettere in pratica un po' dei vostri consigli. Innanzitutto beviamo, così intanto ci riprendiamo. Allora. Allora, mettiamo lo scudo con Quen. E ok, poi. Ah, tranquillo, Lucciolino. Hai fatto bene tu comunque a darmi il consiglio. Allora, ciao Jack, intanto. Ciao anche a Leopallo. E ciao anche a Senstian. Allora, ok. Quindi, scudo su di me. Poi mettiamo Igni, che è anche potenziato tra l'altro, e andiamo. Piano. Se non li prendo, non li prendo proprio. Oh, uno è morto, dai, livello 3, su, buono. Cavolo, ce n'è anche un altro lì dietro. Cavolo! Buoni, buoni, buoni. Non va bene, non va bene, non va bene, anche questo è morto. Allora, calmo, calmo. Vai via, vai via, vai via, vai via. Vattene via. Aspetta, vattene via. Sì. Grazie dei consigli, ragazzi, hanno funzionato. Grazie mille dei consigli. Allora, a questo punto. Tanto raccogliamo i pezzi, no, non c'è niente. Cervello di Groner. Ah, ecco, non vi ho detto che c'è un altro. Sta roba. Ah, questi si potevano far esplodere, mi sa. Vabbè, a saperlo. Qui c'è. Adesso sicuramente vado in sovraccarico. Pagina strappata. Quanta roba, infatti sovraccarico. Allora. Spada arrugginite. Allora, dicevo, ho sbloccato anche, c'è cioè un'abilità che permette a Geralt di recuperare molto lentamente, ma comunque di recuperare punti vita quando è giorno.
Quindi in realtà c'è anche quest'altro modo per recuperare, quindi adesso potrei mettermi a meditare e aspettare che passi la notte, in modo che poi mi fermo un attimo e Geralt recupera vita. Ed è quello che faremo, prima salvo però. E poi, sapete che non ho mai meditato io su The Witcher 3 ancora? Vediamo un po'. Meditazione. Direttamente qua, così. Alle 10. Tanto che lui medita. Chi è che piange? Chi siede? Che è successo? Poi sa. Vabbè, me ne vado. Adesso io mi fermo un attimo qui al sole. Vediamo se. Vedete? La vita di Geralt sta piano piano risalendo. Tanto che si riempie. Scusate, mi prendo 30 secondi per rispondere un attimino, che era un messaggio importante. E arrivo subito. Tanto dobbiamo. Aspetta un attimino che Geralt si ricarichi, perché non vorrei sprecare, insomma, cibo per recuperare vita, così quando posso recuperarla semplicemente aspettando. Allora. Scusate un secondo, arrivo subito. Quanto siamo? Ancora a metà. Arrivo su. Ah, ma forse. Ah, no, continua a salire, continua a salire. Allora, le partite di Serie B no, no, a proposito, aggiornatevi un po' sulle partite di Serie B perché sapevo che c'erano, ma poi non so più, non ho più seguito. Allora, guarda nella sezione Alchimia, potresti già avere la possibilità di produrre rondine, pozione molto utile per recuperare vita. Sì, rondine la posso già fare anche perché mi serviva per una missione, per una quest secondaria che ho già fatto, quindi sì. Grazie Iceman. Vediamo adesso. Adesso vediamo un attimino se ho. Beh, i componenti penso di averli perché ne ho tanti. Adesso vado a vedere, grazie. Come regia il gol di Yangambiwa? Benissimo. Mi stavo sentendo male, ragazzi, lo giuro. Ho goduto come un riccio. Sì, adesso andiamo al mercante e vendiamo un sacco di roba o smontiamo. Ecco, poi mi direte magari se c'è qualcuno che è più avanti, mi direte se è meglio secondo voi smontare piuttosto che vendere a seconda dei pezzi chiaramente che ho. Pescara ha vinto 1-0 i danni del mio Vicenza. Ah, mi spiace. Bologna 1, Avellino 0 al momento. Ah. Meglio The Witcher 3 o Pokémon Nero 2, ma che paragone è? Pensare al segno Gwen che più avanti sblocca la possibilità di rendere uno scudo. Ah, grazie Senstian. Grazie mille. Ok, qui ho fatto bene. Allora. Allora. Ok, la vita è recuperata praticamente tutta. Salviamo. Ah, ok, Esmen, quindi se i materiali si trovano in abbondanza, allora magari meglio vendere. Clash of Clans non è un gioco. Hai le pozioni tuono? Aiutano nei colpi leggeri pesanti. Così togli di più. Sì, ne ho un paio che mi servivano per il grifone. Che infatti sto tenendo per il grifone. Bel cappello, grazie. Sì, in realtà, scusate anche il cappello che non è proprio.
buona educazione presentarsi col cappello, però è sempre, cioè, sono spettinatissimo, non mandava di perdere tempo a sistemarmi i capelli, quindi quando è così metto sul cappello e via. Allora, beh, a questo punto innanzitutto credo di avere un punto da spendere per quanto riguarda il personaggio, due addirittura. Qui già so che qui ho copiato male le abilità perché so che andrebbero messe dello stesso colore sullo stesso ramo possibilmente, però al momento sto mettendo quelle che magari mi servono di più. Il segno Quen, dicevate. Allora, vediamo se l'abilità, vediamo cosa c'è qui. Istinto di sopravvivenza aumenta di 500 la vitalità massima. E sinceramente io forse userei questo adesso. Sì. Però resta il fatto che è un mutagene. E i mutageni, dove diavolo si trovano? Ah, ovviamente non è neanche uno. Che livello si sblocca al terzo slot? Livello 4. Vabbè, a sto punto aspetto e me li tengo, tanto aspettiamo livello 4 prima che ci arrivo. Allora, no, League of Legends nemmeno. Counter-Strike Global Offensive ho provato, l'ho comprato, ho provato a giocarci, ma è troppo, cioè sono troppo bravi quelli che sono nei server per me. Ah, i mutageni mi danno i mostri, perfetto. Come ci si sente a parlare davanti a più di 500 persone? Sì, ho visto prima, siamo tantissimi. Siamo tantissimi. In realtà io non me ne rendo conto perché alla fine io parlo davanti a una webcam ed un microfono, poi anche se siete tanti di là non vi vedo, quindi non mi fa sensazione, però l'idea che siete così tanti, più che altro sono contento perché ho sempre paura un po' di annoiare, no, quando faccio queste cose, quindi mi fa piacere che comunque 500 persone vuol dire che le persone quando poi si imbattono nello streaming poi si fermano e restano, quindi sono contento. Perfetto, Lucciolino, sono contento di averti fatto il voglio di The Witcher, vai, vai tranquillo. Grazie per averci seguito, buonanotte e buona partita soprattutto. È normale per Counter Strike, sì, no, hai ragione, infatti. Sì, esatto, come su Quake, bravo. Ah, il mutagene, cioè il bonus dei colori va applicato solo se metti il mutagene del colore dell'abilità, perfetto, grazie mille. Nazionali femminili in FIFA 16, l'ho detto prima, per me è giunta perfettamente inutile, non penso che le prenderò mai neanche una volta, quindi non me ne può fregare di meno, spero che si concentrino sul, anche solo su risolvere gli enormi difetti che ha FIFA 15. Vabbè, andiamo a provare a battere il grifone a sto punto. Mappa del mondo, andiamo qua. Qui cos'era? Campamento di banditi. Ok. Non lo batterò mai il grifone, però tentare non nuoce. Allora, dov'era qua? Col GDR vuoi di Bloodborne o The Witcher? È presto ancora, The Witcher sono all'inizio. Questa domanda rifatemela più avanti. Adesso non saprei ancora dirti. È molto semplice, vai tranquillo. Ma in realtà ci ho provato una volta e mi ha veramente stuprato malissimo. Però è vero che ero sottolivellato perché ero all'inizio del livello 2 e comunque non ero pronto. Però non so. Vabbè, Rudilia, vieni qua, dai, non mi andare a piedi.
Bello, con penetrazione nel muro, bellissimo. Allora, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Allora, lascerei igni, poi andiamo un attimo in alchimia. Scusate. Ah, perché tuono ce l'ho già. E comunque sia, non posso neanche rifarla. Vabbè. E allora, inventario. Tanto vediamo che dite. Se guardi il bestiario dice la bellezza di ogni singolo mosso. Sì, lo so, lo uso. Infatti lo uso tantissimo il bestiario in The Witcher. La balestra che ti dà Vesemir, sì. La balestra si usa dal momento giusto per andare a fare una passeggiata di salute. Che poi la usiamo. Ok, il prossimo anno 9 PS, questo su PS. Boh. Che PES farà vedere i soci verdi a FIFA in fatto di vendita è tutto da vedere, visto che a Konami non frega più niente dei videogiochi in sostanza, dubito fortemente. Per il momento sopra le tue aspettative, è enorme, sotto le aspettative questo video di Witcher 3, per il momento sotto le mie aspettative, ma per un motivo. Perché a me The Witcher 2 era piaciuto, ma non mi era piaciuto per niente il sistema di combattimento e in parte il sistema di controlli. Speravo tanto che in The Witcher 3 lo sistemassero ed è la prima cosa che sono andato a guardare e invece non hanno cambiato per niente perché il sistema di combattimento è rimasto sempre quello brutto, poco preciso, poco soddisfacente, senza feedback. Quindi per questa cosa un po' sotto le aspettative, però poi il gioco sono appena all'inizio, insomma poi i giudizi vanno dati alla fine. Per ora ti dico che la cosa che mi ha colpito in negativo è questa. Tutto il resto è comunque molto bello come me l'aspettavo invece. Per il grifone usa il segno hard. Ok. Alexander ti farai mai la cresta. Oh, può darsi, chi lo sa. Ok. Un secondo. Un casino. Allora. I capelli stile Song. Ma cosa dite? Allora. Equipaggiamo tuono. Io direi anche di equipaggiare a sto punto rondine magari. Facciamo così. Dai, andiamo così, va. Salviamo. Hai preso Splatoon? Non ancora. Farai mai un raduno? Non penso. Vai a leggere i commenti di accensione di The Witcher. Cosa? Infatti sì, no, sono d'accordo con te, Link, del combat system. No, di Assassin's Creed non penso proprio che farò Day One. Ti piace com'è comico Pintus? Ma sì. Sì, mi fa ridere. L'hard stordisce il grifone, lo fa cadere, lo rende molto vulnerabile. Ok. Insomma, mi avete suggerito un po' di tattiche, adesso le proviamo. Tanto sicuramente non ce la farò al primo tentativo, quindi avremo modo di provarle un po' tutte. Allora. Ok. Cominciamo con l'ultima, dai, con hard, vediamo.
Spada d'argento. Via, dai. Ah, la pozione. Vabbè, me la prendo quando inizio. Vai. Saltiamo, tanto questo l'ho già visto. Dai, sì. Dai, su. Ecco il grifone. Cos'è? Ah, la balestra, beh certo, cos'è? L'avevo già visto. Dai, sì. Ok, ci siamo. Ah, la pozione. Allora, adesso aspettiamo che arrivi in picchiata e proviamo a usare il segno. Dai. Vieni qua. No, non me la sto giocando per niente bene. Proviamo a fare così, eh. No, 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 no. Devo capire bene quando attaccarlo. Lo stai facendo bene, sì. Ah, vedi che non mi dà feedback dei colpi. Non capisco neanche se riesco a colpirlo o no. Comunque, ne abbiamo tolto pochissimo per ora. Dai. Dai. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Facciamo così. Lezione. Piano. Non capisco mai quando sta per attaccare, non riesco a capire il suo pattern. No, stai giù. Non farlo alzare. Poi lo tira giù, poi lo tira giù. Piano, piano, piano. E dai, dai, quasi un terzo se n'è andata. Piano. Oh, porca troia. Scusate, non si dice troia. Sì, piano, 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 piano. Rondine, rondine subito. Porca paletta. Calmo, calmo, stai calmo. Bene, l'ho lisciato, bene. Piano. Oddio, la telecamera. Sì. Pare facile. Torna giù, dai. Dov'è? Utilizzando i sensi da Witcher non solo puoi vedere meglio, ma anche sentire meglio. L2 però qui i sensi della mia origine dei demoni lontani. No, non so se devo seguire queste orme. Ah, lì devo andare, ecco lì. Ma io intanto non ho fretta, io intanto mi ricarico la vita. Parte che è quasi piena. No, io spero che lui non se la sia ricaricata adesso, che sono rosico.
Beh. Non capisco se lo colpisco. Direi di sì adesso. Vai, brucia, brucia, brucia. Porca miseria. Dai. E dai. Cos'è sta roba? Dai che non manca tanto. Dai che non manca tanto. Vieni giù. Dai. 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 E dai che sta andando giù. Sì. Allora, unguenti, pozioni, bombe si consumano con l'utilizzo e possono esaurirsi. Per i fumetti che i soggetti entra in meditazione. Se hai alcol distillato nell'inventario verrà usato automaticamente per creare una nuova fornitura. Ah, ok. Ciao, Grifone. Ah, hai ragione, dai, con un po' di impegno si poteva fare. Buona. Ha trovato un mutagene, usalo per potenziare le tue abilità o per creare una speciale pozione nota come decotto di mutagene. Per sapere di più, accedi alla schermata del personaggio. E poi il trofeo di Grifone. La reliquia. Via. Grazie, Iceman. La live andrà su YouTube? Sì, se YouTube ce lo permette, assolutamente sì. Ok. Adesso abbiamo una bella testa di grifone attaccata al cavallo. Qui non c'è rimasto nient'altro, no, no. Saliamo sul cavallo. E salviamo, prima di tutto, prima di fare qualunque altra cosa. Ok. Grazie, ragazzi. Secondo me anche questo non è un gioco che sfrutta appieno la potenzialità di questa next gen. Sì. Più che altro a me, cioè, un po' mi spiace perché si vede che è un gioco per curatissimo in ogni aspetto, meno che per il combat system. E mi dispiace perché è una veramente un'occasione meravigliosa un po' sprecata così. Però è comunque un bel gioco, credo. Almeno per ora mi sta comunque piacendo, con tutti i suoi limiti. Allora, mappa del mondo. Dove devo andare? Vabbè, ci andiamo a cavallo, dai, chi se ne frega, facciamoci una passeggiata. Tra l'altro volevo vedere quanta esperienza mi ha dato. Ah, forse me la danno a fine missione, voglio sperare. Aia. Qui c'è una palude. Ma dove sono esattamente io? Ah, vabbè, devo attraversare, attraverso così, dai. Cerchiamo di sbrigarci. Oddio, i lupi. Via, via, via. Ok.
a portare la testa del grifone. Vabbè, la testa ce l'ho sul cavallo, ma fa niente. Andiamo a riscuotere la ricompensa più che altro. Oh, questi mi hanno promesso in pratica come ricompensa che se uccidevo il grifone mi davano informazioni su Yennefer. Tanto per riassumere molto in breve. Vediamo. Not done. It's yours, this gold. I'm not wanting to say you have to be compensated. Conversazione di scelta a tempo. Alcuni dialoghi impongono decisioni rapide. Scegli la risposta prima che il tempo scada. Beh, io non ci devo neanche pensare, ovviamente li accetto i tuoi soldacci. Chissà che sarebbe successo se avessi esitato, però. 300 punti esperienza. 500, 150 corone. Il tizio viene frustato, poverino. Qui c'era. C'era l'armaiolo, mi pare. Adesso leggo un attimo i commenti, però. Chi vince la Champions secondo te, Xander? Secondo me la vince la Juve. Dobbiamo aspettare ancora un anno per vedere appieno le console sfruttare appieno le potenzialità. Secondo me anche un po' di più. Project Cars ti è piaciuto, Xander? No. E spiegherò perché in un video. Sì, penso proprio che appena trovo un attimino il tempo di mettermi lì a registrare, spiegherò perché non mi è piaciuto. O almeno, diciamo che non mi sta piacendo, ma difficilmente cambierò idea. Ora puoi attivare il mutagene, adesso lo attivo. Farai dei live con Menzo, sì, può darsi. Fino a che ora dura live? Ma un'altra mezz'oretta più o meno. Intorno fino alle 11, un minuto più, un minuto meno. Allora, dunque. Qui c'era, dicevo, un. A parte salviamo. Come va con lo studio, eh? Un po' a fatica, un po' in affanno. La bella stagione, il fatto che fuori è bel tempo, non mi viene molto voglia di studiare. Fatica un pochino, però si tiene duro, dai. Farai live estive, penso di sì. Calcio femminile su FIFA 16, inutile. Il quartier mastro, vediamo, dai. Allora, forgiami qualcosa. No, ma mi mancano i componenti. Cos'è sta roba? Le cinghie di cuoio mi mancano. Mi manca pure il lingotto di ferro. Qui anche le cinghie mi manca, il lingotto mi manca pure la polvere di smeraldo. Si sarà tutta sta roba. Ah sì.
lingotto al dimeritium. Però il livello di artigiano è troppo basso. Addirittura. Ecco, per queste cose alla fine credo che mi tornerà molto utile la guida strategica. Spero ci sia una sezione magari che parla un attimo dei materiali, dove trovarli, quelle cose lì, perché sono queste le cose che cerco di solito nelle guide strategiche in questi giochi. Perché altrimenti si diventa matti per cercare i materiali in giro per il mondo. Ah, il lingotto me lo vende, grazie. Sì, studio giurisprudenza, vedo che ti hanno già risposto. Comunque sì, studio giurisprudenza. Io morirei a giurisprudenza, sì, ma infatti io ci morirò a giurisprudenza. Allora, la spada della vipera. Ma Iceman, che dici, mi conviene forgiarla la spada della vipera? Cioè, alla fine, beh, penso di sì, però. Vediamo un attimino cosa mi serviva. Beh, no, sì che mi conviene, guarda lì. Sì, decisamente un'ottima spada, mi serve la cinghia e i lingotti di ferro e anche la polvere di smeraldo. Vediamo se lui ce l'ha. Intanto ripariamo, beh, aspettiamo a riparare, vediamo prima. Ah, la polvere ce l'ha, eccola lì. Quanto costa? La madonna. Costa tantissimo. No, io ho pochissimi soldi. E i lingotti posso anche comprarli, ma sì, un paio di lingotti, ma li comprerò poi. Se non ho la polvere di smeraldo, posso farci niente. Provo a smontare, magari trovi i lingotti. Infatti adesso smontiamo un po' di roba. Mi mancano 8 esami per finire l'università, non dovrebbe mancarmi tantissimo. Ora, smontiamo un po' di roba. E poi ripariamo anche. Allora, ecco, direi che le spade, direi che tutte queste cose qui le smontiamo. Ok. Ah, qui ci sono anche le cinghie, buono. Sì. Basta. Ok. Cos'altro abbiamo poi? Può vendere mercanti a smontare, ecco, tipo questa smonterei. Si può vendere mercanti o smontare lingotto d'acciaio, queste smonterei. Le pelli me le vendo. Però no. Ecco, le pelli secondo voi, perché ho visto che le pelli valgono tanto, secondo voi conviene venderle oppure conviene smontarle? Perché a venderle mi pare che ci si ricava un bel po'. Ripariamo. Quali sono quelli che ho equipaggiati?
altro questi sono, hanno più armatura. Intanto riparerei questi, ma... Allora, un momento. Prima di tutto, arrivederci. Ah, la penura di materiale è solo una situazione iniziale, perfetto. Un consiglio, Xander, vai spesso nei punti di interesse. Io a volte ci trovo un bel equipaggiamento in... Ah, ok, grazie. Sì, infatti in questa zona me l'ero già girati più o meno tutti. Più avanti avremo montagne di tutto, ok. Hai qualche secondaria da fare adesso? Guardo, non credo. Ah, ok, infatti le belle adesso le venderò, allora. No, volevo un attimino vedere l'equipaggiamento. Quanto riguarda le armi, sto usando le migliori, penso proprio di sì. Eh sì. Ecco, per quanto riguarda i guanti, già no. Questi sono meglio. Quindi questi possiamo smontarli barra venderli. Magari venderli. Tipo questi stivali, per esempio, sono meglio dei miei. Torniamo da lui. Sono dell'Inter l'anno prossimo vince il campionato? No. Sì, sono ancora bianco frutteto. Sì, i capelli alla Geralt proprio no. Allora. Quindi a questo punto potrei riparare questi. Cominciamo a riparare le spade. Io non so però quale sto usando. Ma scusate. Questa sicuramente la sto usando. E la ripariamo. Poi. Scusate, qual è quella d'argento? No? Ma forse quella d'argento non... Boh. Poi. Questi sono quelli che sto usando e li ripariamo. Così come questi. L'armatura che stavo... Ma... Non so quale tenere tra le due. Ne parliamo anche questi. No, di vista non mi mancano tanti gradi, per fortuna. Però non mi ricordo quanto. Comunque non sono proprio una talpa. Non so quale tra queste due usare. Ma io direi sarei più per questa. Allora. Vediamo un po'. So long.
sto già usando, sì. In realtà no. Adesso sì. Ok. Adesso andiamo dal mercante. Se ci riesco. Andiamo al mercante. Qua. Buonasera Phoenix Channel. Ah, l'armor potrei non ripararla per ora. Vabbè, ormai è tardi, ma grazie del consiglio Iceman, ho letto tardi, pardon. Allora, il mercante. Che cos'hai? Allora, vendiamo un po' di roba. Tipo. La pelle di cuoio logora. No, qui non ci faccio niente, però. La vendiamo. La pelle di capra. Non vale molto, però. Sempre meglio di niente. La pelle di lupo. Questa è già diverso. La pelle di capra vecchia di nuovo. Niente. La pelle di cavallo. Questa già vale di più. Ah, il mercante non ha abbastanza monete. Vabbè. Quanto c'hai? Dammi quello che c'hai. Posso. Bene così. Allora. Ok, infatti le belle le sto vendendo, grazie del consiglio, salviamo. Ah, ecco, piccolo. Adesso vi faccio una domanda, vediamo quanti di voi riconoscono questa maglietta qui. Vediamo se siete attenti. Vediamo se qualcuno lo riconosce. Penso di sì, dai. Siete 493, ci sarà qualcuno che riconosce sta maglietta. Allora. Eccolo, Kobe, subito, prontissimo. Catherine, bravissimo. La maglietta di Catherine. La maglietta che aveva Vincent nel gioco. Si chiamava Vincent il protagonista, sì, sì. Sì, esatto, anche se non ci è arrivato subito. Sì, sì, Phoenix, il gioco mi sta piacendo, però purtroppo sto riscontrando gli stessi difetti che più o meno Pregianza ha evidenziato giustamente nella recensione.
quindi sistema di combattimento poco convincente che dà poco feedback, non molto preciso, così come il sistema di controlli. Per il resto sono ancora all'inizio, ma storia, personaggi, ambiente, mondo di gioco mi sta piacendo molto, quello sì. Kadrin o Kadrin con la K o con la C? Beh, io prendo. Oddio, aspettate. Beh, io comunque prendo quella bionda. Non so, non mi ricordo se era quella con la K o quella con la C. Credo quella con la C, però. Ah, l'ha detto Alba Parietti. Perfetto, Jinchamp. Eh sì, Catherine è un bel gioco, sì. Sì, c'era anche l'unboxing della Limited con questa maglia qui. Ok, allora. Vediamo prima di andare qui però se c'ho magari qualche secondaria da fare. Qualcosa c'è qui. Qui è disponibile una nuova missione, andiamo a fare questa prima. Sì, ce ne sono, voglio se ce ne sono. Sì, no, usciamo da qua, aspetta. Andiamo, andiamo. Andiamo subito qua. Andiamo. Suspects. Whole damn village. I've lived here half a century. Probably saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. The only smith around, so I got to service the garrison. Buying dents out of plate, shoe horses. That's what I thought. The Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. Humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a and dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. Now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. Not much left. I'll give you all if you bring me that horse. He gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Ok, cerchiamo di provare il piromane sulla forgia. Andiamo dentro. Come faccio però? Facciamo il giro. Tanto questo lo prendo. Scusate. Qui non entro nemmeno se faccio così, no. Io come dovrei trovarle le prove? Ah, le impronte.
che finiscono qua. Sì, ci è riuscito. Non trovo più impronte. Ecco lì. Sono gli stivali. Sì. Oh no. Maledetti schifosi. No, non voglio crepare, dai. Che palpebre. Mi proseguire la mia ricerca in santa pace. No, andate via. Andate via. Allora. No, io però scusate, mi metto un attimino a meditare perché almeno torno al giorno. Almeno mi si comincia a ricaricare un po' la vita, perché altrimenti. Ok, a noi. Le tracce, giusto. Non capisco i passi dove sono. Eccoli. Qua. Eccoci. Beh, intanto facciamo razzie. Qua che c'è? La pipa non la voglio. Non la voglio. Basta. C'è nient'altro, direi. Di qua non ho visto. Oh oh, e tu chi sei? Eh sì, sei proprio tu, eh. Mi sta corrompendo. Ha ha ha.
ho giocato, via. Buono, mi dà anche esperienza. Vieni con me, va. Ya fai? Adesso portiamo questo tizio dal fabbro e poi ci salutiamo. Leggo un po' di commenti e ci salutiamo. Dai, cammina su. Dov'è il fabbro? Se non arriveremo mai a sto passo, dai. Ma cammina. Ti dobbiamo affrustare, dai. Dai. Vabbè. Io mi metto qua. E intanto l'aspetto. E intanto vi leggo, allora. Farai live su Batman, se ce l'hai con me penso di sì. È arrivato l'idiota. Buono. Dai, su. Andiamo, facciamo domande arretrate. Alexander, comprerai Rainbow Six Siege? A me ispira molto, te che ne pensi? Io l'ho già preordinato, quindi sì, assolutamente. Penso però che quel gioco vada comprato solo se si hanno amici con cui giocarlo, eh? Quindi occhio. Ok. Giusto, la ricompensa, basta parlare di questo. Buono. Mi farò vivo, nano. Stai tranquillo. Buono. Ok. Vedi come dico che il sistema di controllo non è per niente preciso. Non fa quello che gli dico, ok. Bene, direi di salvare, andare in chiusura. Adesso leggo le ultime domande e ci salutiamo. Allora. Allora. Intanto torniamo al menu principale. Dunque. Facciamo. Vediamo qualche domanda, ci sono domande rispondo e poi vi saluto. Sta musica così è un po' alticcia. Ecco, facciamo così, oh. Se non mi turba.
Chiudiamo direttamente l'applicazione, tanto. Oh, tra l'altro c'è questo simpatico tema di The Witcher sullo store, eh? Non fa un po' schifo, devo dire. Comunque. Allora. Allora. Andiamo un po'. Fino a che ora giochi? Ti ho appena risposto perché ho appena chiuso. Ciao Jinchamp, mi sa che sei già andato, ma tanto adesso ci andiamo anche noi. Per me il problema è quello dei miei amici, non interessa quasi a nessuno il gioco. Diciamo che se non avete amici con cui giocarlo, Rainbow Six quantomeno non lo prendete al day one. Perché è uno spreco, cioè magari aspettate il calo del prezzo, perché senza amici è uno di quei giochi che te lo godi a metà. Allora. Somma di queste due rette di gameplay. Molto figa la strega. Ah, è vero, sì. Molto figa. Mi sono divertito, francamente. Pensavo di rimanere bloccato sul grifone, perché il primo impatto era stato traumatico. Comincio anche a trovarmi un pochino con la difficoltà, che anche se è un po' alta, comunque mi trovo abbastanza. Cioè. È stato un po' traumatico l'inizio. Ricordo che i ghoul a inizio gioco, proprio appena ti butta nell'azione, che ti attaccano i ghoul. Ecco, quei 4-5 ghoul che ti attaccano, ho fatto una fatica bestiale a buttarli giù la prima volta. Quindi l'impatto col gioco e difficoltà massima è stato un po' traumatico. Comincio un pochino a orientarmi. Poi io, se beccherò punti picchi particolarmente alti di difficoltà lungo il gioco, l'abbasserò. Però per ora va bene. Mi sono divertito stasera, Il gioco scorre comunque, ripeto, nonostante i suoi difetti per quanto riguarda il combat system e i controlli in generale, però il gioco funziona bene. Le quest sono divertenti, c'è grande varietà dal punto di vista dei nemici, almeno per ora, anche se sono ancora all'inizio. Mi piace, mi sta piacendo The Witcher. Intanto il Bologna batte l'Avellino in trasferta. Sì, dopo averlo giocato farò, diciamo, non proprio una recensione. Vabbè, chi mi segue sul mio canale sa che io faccio magari non proprio recensioni vere e proprie, perché non ho la competenza, però diciamo che faccio in genere un video dedicato a un gioco in cui butto dentro le mie impressioni, il mio pensiero sul gioco, o faccio appunto un video singolo su un solo gioco, oppure arriverà magari un video che raccoglie gli ultimi 3-4 giochi del periodo che sto giocando. Comunque sì, ve ne parlerò, gioco finito ve ne parlerò, questo è sicuro. Qual è il mio gioco preferito? Bah, domanda troppo difficile, non c'è un gioco solo, però ti dico la saga degli Uncharted, Uncharted 3, ma anche The Last of Us, diciamo i giochi Naughty Dog forse, ma faccio un torto a GTA 5, faccio un torto a tanti altri giochi che mi piacciono veramente tantissimo. Sì, live finita purtroppo. E vado gli ultimi 2 minuti e poi vi saluto. Quindi se avete domande sparatele fuori tutte adesso. Dunque. Oh, intanto vedete i giochi che sto giocando di recente, li vedete qui nella home della console. Vabbè, FIFA, perché mi diverto a giocare ancora a Pro Club con i miei amici, ma per quanto riguarda Ultimate Team praticamente abbandonato. Come si chiama il mio canale? Se parli di me, XanderGamer90. Sì, ho la richiesta di amicizia bloccate, perché non voglio la lista amici numerosa, anzi meno sono e meglio è. Poi c'è Project Cards, che comunque ho giocato di recente, c'è Knack che sto giocando, e GTA 5 ho finito proprio l'altra sera con i miei amici l'ultimo dei colpi, li abbiamo fatti tutti. Tra l'altro volevo fare un video sui colpi, proprio qui su spazio, probabilmente se riesco a respirare con l'università, perché è un video un po' lungo da preparare, anche se è un po' fuori tempo massimo, perché ormai colpi è un po' roba vecchia, magari lo farò, vediamo. Boh, non lo so. Cioè, il fatto è che vorrei anche farlo, ma ormai è passato un po' il momento, perché ormai sono fuori già un po' i colpi. E
Sì, proprio FIFA 15 è il mio preferito. Penso FIFA 15 è uno dei giochi che ho odiato di più in assoluto. Ho fatto veramente male. Grazie, Budi 99. Niente, ragazzi, io passo ai saluti. Vediamo un po'. Un giorno sarà una partita con te. Si può fare? Sì, dipende a che gioco. Sì, comunque, in genere. Anche qui su Spazio Games a volte organizzo delle live in cui gioco con voi, quindi si potrà fare. No, Phoenix, non sei l'unico a cui GTA 5 ha dato noia, probabilmente, perché ne conosco altri, però. Però a me è piaciuto tantissimo GTA 5, per esempio. Che tema usi per la home? Questo è il tema di The Witcher, lo trovate gratuito sullo store. Premettendo che non ho apprezzato le politiche di lancio adottate per GTA 5 su PC, dici che dovrei passarci sopra e prenderlo lo stesso? Se non l'hai giocato, assolutamente sì. Se non l'hai mai giocato, assolutamente sì. GTA 5 va giocato. Poi può non piacere, te lo dimostra il ragazzo sopra, Chiara, che scriveva Phoenix, che dice giustamente a me GTA 5 ha annoiato. Magari poi può annoiare. È difficile, ma può succedere. Però va almeno provato, sì, secondo me. Se non l'hai mai giocato, prendilo, Iceman, assolutamente. A me è piaciuto da matti GTA 5. Niente, passo ai saluti, che vedo le domande sono più o meno esaurite. Io vi ringrazio per essere stati con me queste 2 ore. Mi avete fatto compagnia, mi avete dato degli ottimi consigli per andare avanti, per buttare giù il grifone. Insomma, grazie. Grazie della compagnia, siete stati tanti, siete tuttora tanti, perché siete ancora 460. E vi auguro, beh, buon resto di serata o buonanotte per chi va a dormire subito. Noi ci vediamo. Vabbè, i live di Spazio Games tornano settimana prossima anche dalla redazione, o lunedì o martedì. Poi, come al solito, verrà messo il programma sul sito. Per quanto mi riguarda, non lo so, forse torno settimana prossima. Comunque tornerò anch'io con qualche live. Per i video è un po' una fase. Devo un attimo capire cosa fare. Però comunque mi farò vedere anch'io. Tornerò a fare video con più regolarità appena la sessione di esami finisce, quindi non si molla, non si molla. Buona serata, buonanotte, grazie della compagnia e ci vediamo, spero presto. Ciao.